Yotobi, grazie Yotobi. No, devo ringraziare Yotobi, ragazzi, devo ringraziare Yotobi. Che cosa è accaduto negli ultimi giorni? Veramente è successo tipo 3-4 giorni fa. Però sono stato male, non ho potuto registrare, quindi torno adesso a parlarne. Allora, che succede? Che 3-4 giorni fa Yotobi carica un video su Facebook che parla di video rubati. Come si fa a capire quando un canale è fake e quindi carica video di altri? E ha trovato un canale su YouTube. Che si chiama Sky Sport, che ricarica video. Ora io sono andato su cioè, in quel video di YouTube, sono citato anch'io, ci sta un mio video preso da Instagram che è riportato su YouTube, ok? Quindi lui prende tutti, me li ha presi tutti, raga, tutti, avrà preso tipo 50 miei video che pubblico su Instagram, per chi non mi seguisse, Simone Sicqual_official, e li ha ricaricati tutti su YouTube, sul suo canale, quindi fa visualizzazioni proprio sulle mie spalle, così, d'amblè, no? Questo è quello che fa questo Sky Sport. Ora, se non fosse stato per Yotobi, io sinceramente non lo avrei mai scoperto. Ovviamente non l'avrei mai scoperto perché? Perché quando questo Sky Sport fake ha caricato il video di Yotobi, perché ha ricaricato un video di Yotobi, ha fatto tipo 200.000 visualizzazioni. Mentre i miei video ne facevano comunque 300-400 views, cioè non è che insomma i video erano molto base, diciamo, io in questo profilo Instagram parlo di colpi minori di altre squadre, ok? Ora, che cosa succede? A questo punto, ragazzi, io sono arrivato ad un bivio importante che vi sto per dire adesso. Io questi video li volevo caricare solamente su Instagram. Che succede però? Era bello avere un'esclusiva su Instagram, ma se qualcuno deve lucrare alle mie spalle, sinceramente, a me rode il culo. Quindi ho deciso, grazie a Yotobi, ribadisco, grazie mille Yotobi, di ricaricare questi video che carico su Instagram anche su YouTube. Io mi sono aperto un canale da cui vi avverto, almeno evitate di dire, ma quanti canali non guadagnerò? Niente, perché non è monetizzato. Ovviamente non puoi monetizzare un canale appena aperto, servono degli anni, servono dei dati statistici, dei numeri, quindi insomma. Però almeno non c'è gente che guadagna al mio posto, perché lui magari con quel video di Yotobi facendo 250.000 views è riuscito ad arrivare a quella soglia e quello guadagna alle mie spalle. Quindi io finché insomma quel video sta solo su Instagram, non sta su YouTube, io non posso dirgli nulla, lui può continuare a caricare i miei video proprio random. Da oggi, ragazzi, non sarà più così. Io mi sono aperto ufficialmente un canale che vi lascio qui sotto in descrizione. Vi invito in questo momento ad andarvi a iscrivere se vi va. Se magari non vedete i miei video su Instagram, se li vedete potete comunque iscrivervi, magari vi arriva la notifica uguale. Instagram TV, li carico su Instagram TV e il canale appunto si chiama Sicwolf IGTV. Quindi sarebbe Instagram TV per dirvi IGTV. Ve lo lascio qui sotto in descrizione. Che cosa carico? Caricherò praticamente, ragazzi, dei video di colpi di mercato di squadre minori. Quindi magari non per forza di squadre minori, vi avverto, perché poi magari ci sta che ne so, la Roma, il Napoli, il Milan, l'Inter, la Juventus, la Lazio, la Fiorentina comprino un giocatore, diciamo, tipo la Lazio ha preso il secondo portiere Proto, ne ho parlato, la Lazio ha preso Sprocati, ne ho parlato, ne parlerò, usciranno sul canale, quindi iscrivetevi. La Fiorentina ha preso Ceccherini, non ne ho parlato sul canale, ne ho parlato su Instagram e ne parlerò su questo canale, vi caricherò il video. Ma il Napoli, ad esempio, quel giovane Vinicius, ne ho parlato e ne parlerò su YouTube. Quindi ragazzi, se insomma vi interessa sentirmi parlare, sono video molto molto brevi, 1 minuto e mezzo in verticale, quindi è praticamente sequel in verticale, e i miei video saranno per così. Però ragazzi, se devo farmi rubare i contenuti da un canale che non conosco, che lucra alle mie spalle, sinceramente preferisco aprirmi un canale io dal quale non guadagno niente, però perlomeno blocco gli altri. Fammi sapere con un commento qua sotto che ne pensi di questa iniziativa. Se il video ti è piaciuto, ti invito a lasciare un mi piace. In caso di avere un dislike, iscriviti, mi raccomando, al canale se ancora non l'hai fatto. Iscriviti anche a questo canale che ti lascio qui sotto in descrizione: Instagram TV, no, Instagram TV, Sequolf IGTV, Sequolf IGTV. Così si scrive: Imola, Genova, Torino, Venezia. Ti ringrazio per la visione. Buon shalala, e come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.